Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati al gameplay di Medieval 2. Allora, adesso vi dico dopo, voilà. Mander, è stata una fortuna che il nostro esperimento a Greenwich abbia fatto saltare fuori una pagina del libro degli incantesimi prima che quel mostro scheletrico ci interrompesse. Sì, maestro. Confido che la sua dipartita sia stata adeguatamente spiacevole. Maestro, ha dato prova di essere un nemico audace. È riuscito a scappare. Accidenti, che cosa vi pago a fare? Siete entrambi peggio che inutili. Spero solo che l'incantesimo si sia rivelato un successo. Se così è stato, posso fare a meno di voi. Questa scena ha turbato la mia psiche infantile per parecchio tempo, me lo sognavo di notte. Purtroppo è vero, questa scena mi terrorizzava. Allora, ragazzuoli, come vedete le mie statistiche sono diverse. Allora, purtroppo avevo già fatto questo livello questa mattina, ma mi sono dimenticata di prendere il calice. E penso che sia proprio questa cosa che ha innescato un bug tremendo. Cioè, praticamente, quando ho consegnato il calice, successivamente non mi è stata data un'arma. Quindi cosa succede? Me ne sono persa una praticamente e non c'è modo per recuperarla. Allora io fortunatamente avevo un... Aspetta che intanto vado avanti, voilà. Fortunatamente avevo un salvataggio che avevo salvato nella parte 2 di Greenwich e ho potuto ricominciare da lì. Adesso spero che finendo questo livello e ricordando di prendere il calice sparisca il bug, ovvero mi vengano date tutte le armi, se no è un vero peccato. Guardate anche la locusta come mi ha massacrato. E anche nella PlayStation comunque c'è questa cosa che a questo livello qua parto già col 41% nel calice. C'è anche nella PlayStation, quindi no, non lo so. Non è un problema di emulazione PC, sembrerebbe. Però speriamo si risolva tutto prendendo il calice qua. Allora, questo livello l'ho fatto parecchie volte perché ci tornavo indietro quando giocavo a suo tempo, insomma, per la manina. Perché in questo livello si possono usare le manine. E niente, allora vedo di... cerchiamo di sbrigarcela abbastanza in fretta e soprattutto non devo dimenticarmi il calice. Comunque, per evitare questi problemi futuri, adesso mi sono fatta tre salvataggi, gran fatti che non ce la faccio. Comunque, ecco, ho dovuto, per fortuna, ho dovuto solo ricominciare ho dovuto fare solo una parte di Greenwich, perché sennò dovevo ricominciare tutto il gioco per questo bug di merda, perché veramente mi mancava un'arma. Comunque, vabbè, dai, andiamo avanti, pazienza. Questo livello poi la sua memoria, vedrete che me la sbrigo in fretta. Veramente mi manca solo... cosa? Sì, l'energia è diversa, ma poi tutto il resto è uguale. Allora, qua devo salvare i cittadini. Più ne salvo, meglio è. Ok, tre anime salvate. Qua sono stata brava. Anche se io sinceramente ci godo a farle morire. È un po' una palla rifare il livello perché l'avevo già fatto stamattina anche abbastanza bene, devo dire. Non avevo perso tantissima energia, ma pazienza, dai. È che, boh, non so, il dimenticarsi il calice ha innescato questo bug tremendo. E veramente spero che si risolva prendendo il calice e facendo filare il gioco tutto liscio, anche se mi sembra strano. Però vabbè, dai. Così è stato. Non ero andata avanti tantissimo, avevo fatto questo livello, ma comunque, oh! Comunque pazienza, dai. Allora, usiamola tutta, tanto. Ah, e ringrazio un utente, mi scuso perché non mi ricordo il nome dell'utente, che mi ha fatto notare che nel livello di Greenwich mi sono dimenticata una bottiglia della vita. Quando tornerò per le mani la andrò a prendere. Lo ringrazio veramente per avermelo fatto notare comunque.
Cosa vi siete ammassati su sta povera donzella qua? Va in culo. Sei in mezzo ai coglioni, non è di certo colpa mia. È un'anima andata persa. L'ho assassinata io, ma succede per la maggior parte delle volte succede così. Dai, pazienza. Stamattina ero riuscita a salvarle tutte le anime, ma... Allora, mi raccomando, devo assolutamente ricordarmi il calice e che... Speriamo che vada tutto liscio. Allora, lì dopo ci devo tornare. Quindi andiamo abbastanza veloci. Dai, dai, ce la posso fare. È che veramente mi scoccia, però dai, vabbè. Torniamo bene. Allora, dato che ci sono, faccio questo e vado avanti ancora un paio di livelli, dai. Attenti a non andare nel buco, sennò devo rifarmela tutta. Allora, sblocchiamo la zucca e corri, corri, corri in accademia. Come diceva... chi era? Come si chiamava? Miguel Bosé, può essere? Sì, che faceva... Corri, corri, corri in accademia. Quel programma insulso che guardavo, ovviamente. Vabbè che ero anche piccola. Non so, sono passati tanti anni. Forse avevo 10 anni. Forse sì. Questo livello non è lungo di per sé. Nemmeno complicatissimo. È che è un po' rognoso per le zucche, insomma. Per la parte che devi salvare gli umani, eccetera. Però me la sbrigo abbastanza in fretta. Poi finalmente trovo lo scudo d'argento qui. E mi troverò molto bene. Allora, vediamo da dove si scende di qua. No. Allora, vediamo dove si scende. No, sì che si scende di qua. No, non si scendeva di lì. Vabbè, chi se ne frega. Andiamo avanti. Voi non esultate troppo che vi spacco le balle. La fonte energetica la prendo più avanti, dai. Vabbè, adesso è morta da polla, succede. È che veramente cerco di farlo in fretta perché io l'avevo già fatto. Oh, attaccati, Sir Daniel. Oh. No dai, adesso a parte gli scherzi, meglio che vado con calma. Soprattutto in questo pezzo qua che si può morire. Ok. Allora adesso compare una zucca qua, infatti. E anche una qua. Sì, anche nella PlayStation comunque partivo con il calice a 41. Quindi vuol dire che è proprio il gioco alla fin fine che ha problemi. Anche qui allora.